Monsignor Leuzzi, parlare di legalità nell'ambito del cristianesimo, insomma, diventa a volte un po' difficile, sono due cose che a volte vanno a cozzare perché l'illegalità troppo spesso dirompe. Ma credo che il cristianesimo è stato garante del rispetto delle istituzioni e in questo momento, anzi forse mai come in questo momento, è necessario rilanciare la presenza del cristianesimo, perché senza un fondamento di rispetto delle istituzioni non ci può essere legalità, e questo parte anche dalla maturazione che dobbiamo, per la quale dobbiamo impegnarci tutti, di sentire le istituzioni come momento della partecipazione di tutti. Purtroppo ciò che oggi sta avvenendo meno è il senso della partecipazione, per cui ognuno pensa di rappresentare tutto o il tutto, ma questo non è possibile, anzi non deve essere possibile, ma ogni cittadino e a maggior ragione i cristiani devono dare testimonianza del senso della partecipazione e del far crescere tutti, di far camminare insieme tutti. Questa è una responsabilità che sempre è stata propria del cristianesimo, ma credo che mai come in questo momento c'è un compito educativo, ma anche di presenza dei cristiani, che devono dare testimonianza come l'istituzione rappresenti lo strumento attraverso cui si costruisce il bene comune. Ma per far questo, ripeto, è necessario la maturazione di ciò che Papa Francesco chiama di noi tutti. Noi viviamo in una situazione in cui prevale tutti noi, che alla fine rappresenta una sommatoria di interessi individuali, ma che non ci porta a quella costruzione del bene comune che deve manifestarsi in quel noi tutti in cui ciascuno di noi si sente davvero a casa propria, più dovendo condividere con altri, anche con altri interessi e con altre finalità, ma uniti nel costruire insieme la casa comune.